Buongiorno e benvenuti in un nuovo video Svuota la spesa. Questa volta sono stata all'Insmercato, molti di voi mi dicono che nella loro città c'è, è molto conveniente, sapete che io comunque faccio spesso la spesa dall'Ins, soprattutto d'estate, adesso era un po' che non andavo. Comunque partiamo subito con lo scontrino, ho speso 55 euro e 58 e ho preso, allora partiamo subito, prima busta, tutto a caso, come sempre, pane integrale affettato, poi carpaccio di manzo affumicato, questo è buonissimo, con la rucola. E della Valtenera ho preso hamburger di tacchino, in questa confezione ce n'è 4 ed è estremamente conveniente. Bresaola Selezione Più, sapete che Selezione Più è il marchio di punta dell'Ins. Poi tra i congelati ho preso patate sfiziose con il rosmarino, queste sono da fare dentro alla friggitrice ad aria, sono ottime. Poi andiamo avanti, petto di pollo, prosciutto cotto sempre Selezione Più, pancetta affumicata a cubetti, poi una confezione di gamberetti già cotti a vapore in salamoia, questi qui adesso li sciacquerò e farò una bowl con il riso e le verdure, sono molto comodi. Ho preso una confezione di rape rosse precotte perché bisogna un po' iniziare a mangiare sano, cose sane, e un avocado abbastanza maturo ma non troppo, vabbè, questo. Poi parentesi sulla parte della pulizia, allora ho preso uno straccio di questi qui che va bene per parquet, piastrelle, cotto grass e marmo. Come vedete, della marca Flow, è sicuramente un panno che può essere utilizzato asciutto ma anche bagnato, quindi sinceramente io lo utilizzerò bagnato perché mi serviva, ho finito tutti gli stracci. Sempre della Eco 10 ho preso le tavolette per i WC, queste che rilasciano il liquido all'interno, molto buone. E voglio provare la crema, questa crema detergente efficace, calcare, incrostazioni e sporco ostinato. Lo voglio provare nel muro perché sapete che il mio cane si appoggia al muro bianco e ovviamente mi lascia sempre l'alone. Questa crema comunque è ottima per tutto, anche per pulire le scarpe bianche, per qualunque cosa, anche per l'acciaio, per la ceramica, per tutto, quindi io la voglio utilizzare prossimamente. Poi ho preso il gel lavastoviglie, a parte qualche pezzo di sacchetto, sempre della Eco 10. Allora qui è tutto in uno, è molto buono, è economico, ma veramente lascia le stoviglie molto molto brillanti. Poi ho preso due pacchi di chewing gum all'ossilitolo senza zucchero del marchio Ice Mint White Gum, questo. Quindi la prima busta è andata, andiamo a prendere subito la prossima. Allora, nella prossima busta troviamo una confezione del marchio Bio Ins, ragazzi il marchio Bio è molto molto valido all'Ins, tutta la linea biscotti, la linea delle barrette, gallette varie di riso. A me piacciono tantissimo queste, sono in comode porzioni e al mais, perché io al mais le amo, proprio le amo. Poi insalate varie, abbiamo la rucola, abbiamo la valeriana, abbiamo l'insalata mista. Poi, ecco, due confezioni di datterino. Allora, questi forse per la quantità costano un pochino, però sinceramente sono troppo buoni. Li compra sempre mia suocera e tutte le volte quando vado a mangiare da lei che fa la bruschetta con questi, sono dolcissimi, li ho voluti comprare.
pasti. Pomodoro di datterino, una, due confezioni di nespole. Adesso è il periodo delle nespole ed è il mio frutto preferito. Quindi una confezione, poi una confezione di zucchine, sempre marchio bio, una confezione da praticamente un chilo e mezzo di finocchi, questi da fare in insalata, bellissimi. Qui ecco l'altra confezione di nespole. E per concludere la mia spesa abbastanza sana, 4 mele red, 1,71 euro. Quindi questa è tutta la mia spesa di oggi, il mio svuota la spesa. Oggi è lunedì 24 aprile, vi auguro un buon 25 aprile, lo passerete in compagnia, cosa farete? Qui il tempo è splendido, quindi speriamo in una buonissima giornata. Se ancora non l'hai fatto, iscriviti al canale, aiuterai il mio canale a crescere. Se ancora non l'hai fatto, iscriviti anche e seguimi nella mia pagina Facebook, dove mi troverai con la dolce Casa di Ve o Vita di Ve, perché sapete che ho cambiato da poco il nome e Instagram ci mette un po' a modificare. Ad ogni modo, vi saluto e vi rimando al prossimo video. Ciao!